Ed eccoci, siamo in diretta dallo studio di Aulla, salutiamo i nostri ascoltatori sia su Facebook che sulla radio di Radio A dell'Ecco della Lunigiana. Sono qui, sono Francesca Rottini, sono con Paola D'Amico che ci illustrerà il eh, soggetto di, e i nostri, presenterà i nostri ospiti. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi riparte in Lunigiana, parliamo di emergenza sangue e anche emergenza in generale nei servizi di soccorso e sanitari. Abbiamo in studio con noi, i nostri ospiti sono Achille Guastalli, presidente Anpas di Aulla, e eh, Enzo Benedetti, poi ci sarà anche con noi Mario Morfini, di Avis, che sono presidente della sezione di Aulla, di Fivizzano e consigliera regionale di Avis. Allora, ehm, alle 10.40 ci collegheremo poi con il, il sindaco di Pontremolo, Jacopo Ferri, che ha scritto una lettera interessante alla, nuova dirett alla confermata direttrice generale di diciamo, della Toscana. Perché ci sono molti problemi aperti che vanno risolti in fretta. Direi di partire subito da Achille Guastalli, ci traccia la storia dell'associazione, la dell vostra associazione ad Aulla, il lavoro che fate in Lumigiana. Sì, grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a voi e a qui presenti, a tutti i radioascoltatori e a chi ci guarda da, da questo network che è Facebook. Allora, la pubblica assistenza di Aula nasce nei primi del Novecento, esattamente nel 1911 come società di mutuo soccorso, allora le esigenze erano ovviamente quelle di salvaguardia del territorio come in molte altre località della Toscana principalmente nasce eh, a supporto appunto delle necessità del territorio. Da allora eh, ovviamente vi è stata un'evoluzione enorme nel... Nella qualità e quantità dei servizi effettuati, eh, tranne quel fermo come dire, che è dovuto alla seconda guerra mondiale, poi è stata ricostruita e nel tempo è andata sempre più specializzandosi, sino alla partecipazione, poi nei primi anni Ottanta, alla, alla costituzione e creazione dell'allora della 118. E quindi poi si è andata ancora maggiormente sviluppandosi, costruendo una nuova sede vicino all'uscita dell'autostrada per essere appunto sempre maggiormente al centro del, delle necessità e dei, e dei servizi per i cittadini. Eh, ad oggi la, la Croce Bianca di Aulla uh, dà come servizio continuativo H24, uh, praticamente un'ambulanza un di emergenza, un'altra ambulanza di emergenza H12 e per 10 giorni alla, al mese abbiamo un'ulteriore ambulanza sempre in H24 dedicata ai trasferimenti da presidio a presidio perché ahimè purtroppo non possiamo dimenticare che eh, il presidio di riferimento per la lunigiana è quello del NOA a massa e quindi date le distanze e il fatto che eh, soprattutto i nostri presidi della lunigiana, ospedalieri, quindi quello di Fivizzano e di Pontremoli sono stati depauperati nel tempo, quindi è stato tolto loro alcune specialità, siamo costretti a molte volte, troppe volte secondo il mio modesto parere, a trasportare pazienti lunigianesi verso la costa e quindi verso, verso l'ospedale più specialistico che è il NOAA. Non riusciamo a immaginare quanti chilometri fate. Eh, dunque soltanto di emergenze, noi giriamo attorno a 4.500 emergenze all'anno per un totale di oltre 110.000 chilometri perché poi vi sono necessità ovviamente di ulteriori specializzazioni, quindi non è, non è raro che si debbano portare, trasportare pazienti in emergenza addirittura a Pisa, quindi a Cisanello o, o per altre ragioni Firenze. E quindi questa cosa fa sì che purtroppo i, i tempi e, e i chilometri siano veramente notevoli. Distanze no e si diventano <ride> distanze siderali quando parliamo di emergenza. Mm, chiedo anche a Enzo Benedetti di presentare la Avis Vivizzano quando nasce e... eh, buongiorno, sono Enzo Benedetti, consigliere Avis zonale lunigiana A nome del nostro presidente Giancarlo Battistini che non ha potuto essere presente per motivi personali, ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio A e tutti i donatori e donatrici. La zonale, eh, dunque il 13 maggio del 1972 nasce Avis Toscana da un gruppo di volontari di cui fa parte anche l'unigianese Bruno Menconi, presidente onorario di Avis Zonale Unigiana, 50 anni di solidarietà e di vite salvate. L'Avis Zonale nasce, eh, dell'Avis Zonale fa parte sette, sono parte sette Avis, Fivisano, Aulla eh, Casola, Terrarossa, eh, Tresana e Comano. E tutti quanti abbiamo il nostro punto di riferimento, il centro trasfusionale di Fivizzano. Poi c'è qualcuno che va anche al centro eh, trasfusionale di Pontremoli, perché per esigenze magari è più comodo va lì. Però il nostro punto di riferimento è il, nostro, è il centro trasfusionale dell'ospedale di, eh, dell di Fivizzano. Quindi cioè. oltre 50 anni di donazioni da parte dei Fivizzanesi. Fivizane. Cioè della vizonale lunigiana. Certo. Di cui facciamo parte. Certo. E quanti volontari avete adesso al momento? Al momento i donatori di tutte le sezioni nel 2021 sono 2683 donatori. In totale... <coughs> In totale delle donazioni del 2020 sono state 2.732, nel 2021 2.635 donazioni e abbiamo 110 donatori nuovi. C'è stato un calo da dal 2020 al 2021 perché per la pandemia, il Covid purtroppo ci ha un po' penalizzato. Ma io penso anche a altre cose perché è, è da più di un anno manca un medico nei nostri centri trasfusionali, sia a Pontremio che a e non c'è stata nessuna assunzione, manca un medico, manca un medico lì al centro, ai nostri centri trasfusionali e questi due medici che ci sono si devono, devono fare i salti mortali per cercare di mandare avanti. Eh. Quindi Ce l'avete fatta a tenere duro durante certo, la pandemia, certo. i volontari sono sempre stati presenti in due anni drammatici, il primo anno in particolare, è moltissime stato... associazioni hanno perso volontari, sono rimaste sì, bloccate, sì. si è rischiato veramente una, una paralisi, sì. però, però comunque in tutto questo il medico manca. Il medico manca. Cosa vuol dire quando manca un medico? Eh, quando manca un medico, quei due che ci sono, oltre che a fare i turni su agli ospedali, sia di Pontremoli che Fivizzano devono sopperire a delle mancanze che mancano giù a massa, cioè si devono spostare. Certo, e questo è un problema aperto, un problema di cui dovremmo parlare perché ecco. sotto traccia, ma più avanti ci arriveremo, è giunta voce alla radio e tra la cittadinanza che ci potrebbe essere una contrazione dei centri trasfusionali di Pontremoli e Fivizzano, e questo è un problema aperto. Un altro dice no, forse faranno dei lavori per il potenziamento, ma eh. intanto questa è la realtà che voi testimoniate con la vostra presenza noi, quotidiana. A noi attualmente non c'è stato comunicato niente di questa cosa, non lo sappiamo niente. Comunque in un momento Voglio in cui so serve però... un rilancio, anche perché forse. un dato che ci arriva da Avis Nazionale è che tutti hanno sofferto, la Toscana sì. forse un po' meno di altre regioni, ma... Dalla Lumigiana pare che venga un contributo enorme alla donazione, superiore a quello di tantissime altre zone. Gli esatto. dirò di più, noi uh, a gennaio col medico del centro trasfusionale facciamo un programma. Una volta al mese si fa la giornata del plasma, cioè tutto il giorno. E sono già saltate due quest'anno. E, e anche la terza, probabilmente a maggio, salterà per mancanza di medici. Ecco dov'è il discorso. La giornata, del un giorno, plasma, cosa significa? Un giorno continuo, dalle 8 alle 6, si giorna il plasma, o il sangue, tutto il giorno. C'è il medico lì, ci sono i medici, cioè... Quindi si può arrivare senza preavviso, senza sì, un grande preavviso? No, eh, noi no. abbiamo, quando noi, uno va a donare, deve telefonare al centro, tramite noi o tramite il centro. E c'è la, la gendona, la chiamiamo L'uno si prenota, dice voglio donare alle 8 o alle 9. Praticamente non perde tempo, va su, all'orario, il posta libero e si presenta a donare e perde quell'ora. Praticamente quando facciamo le giornate del Parma noi abbiamo tutta l'agenda piena. 1 alle 8, 8 e mezzo, 9, 9 e mezzo, tutto pieno fino alle 6. Quindi questo è un grande vantaggio. Un grande vantaggio, però quest'anno ne abbiamo fatta una. Poi due sono saltate. Ora salterà anche la terza maggio. Eh. Questo, questo è un problema, perché poi a fine problema, anno si faranno i conti e ecco, si dirà... I due, manca sangue. Non mancano i donatori, manca, manca il sangue. sangue, perché non c'è modo di raccoglierlo. Francesca. Sì, una domanda da Achille Guastalli. Eh, quanti volontari attualmente operano nella vostra struttura? e... Giusto, ha un'idea di quanti servizi e di quale tipo principalmente svolgete in un anno? Può darci un'idea? Sì, certo. Dunque, eh, il totale du abbiamo anche diversi dipendenti proprio perché eh, bisogna dare continuità. Al servizio, non c'è un termine di continuità, ahimè. Purtroppo, nei nostri servizi, e quindi il volontario, proprio in quanto tale, può dare la disponibilità o meno a seconda delle proprie esigenze, necessità e voglie, eh, ovviamente. Quindi, abbiamo noi eh, 20 dipendenti eh, in servizio e abbiamo circa 80 volontari che danno la propria disponibilità. Il numero di interventi sono, sono veramente molto rilevanti, come dicevo, oltre 4.500 emergenze in un anno si fanno mediamente eh, 2.500-2.800 servizi ordinari, che ordinari vale a dire che sono le varie terapie, le visite, le persone che, che hanno, hanno, non possono deambulare, che quindi hanno necessità di essere portati con i mezzi attrezzati, che sono quei blocchi che si vedono a giro con le seggiole elettriche o comunque manuali. E quindi questo è il numero di servizi. Per un totale facciamo circa attorno ai 250-280 eh, mila chilometri all'anno in totale, per, tutte, per il complesso dei servizi. Eh, sempre per, per questo aspetto che, ahimè, eh, la Lunigiana come dire, è un po' lontana dai centri certo. di maggiore rilevanza dal punto di vista sì. sanitario addirittura arriviamo a portare a fare delle terapie specialistiche a Siena. Oh. Andiamo due volte alla settimana con due persone e le portiamo a Siena. Quindi sono 500 chilometri per andare e tornare Non un batter d'occhio. Una macchina sta ferma tutto il giorno fuori e una persona è occupata praticamente 12 ore, 13 ore per poter fare solamente questo servizio. Questo è un po' il problema della lunigiana in genere che si lega a quanto diceva anche a Enzo sul, sul problema donazioni il fatto che sicuramente poi con il tempo purtroppo diminuiranno perché l'età ahimè avanza oh, per sì. chi rimane in lunigiana, i giovani loro malgrado, purché eh, come dire, sentono l'amore sento molti giovani che lamentano questo aspetto di dover scappare dalla Lunigiana per studiare, per lavorare, per poter accedere anche a, ai servizi che hanno necessità in maniera un po' più continuativa e quindi le forze migliori sono costrette ad emigrare dalla Lunigiana. Questo non aiuta sicuramente sì. ad oggi e probabilmente sarà un grosso problema per il futuro, per tutto il territorio in primis per, per quelli che sono i servizi più delicati, che sono appunto quelli dell'emergenza, quelli delle donazioni, ma sicuramente poi ne va a svantaggio di tutto il territorio, perché sì. le, le, le frazioni si spopolano e, e quindi... Anche, anche l'età, diciamo, dei volontari... E... Ma sì, anche ovviamente nel tempo, oh, da, dall'evento del della Costituzione del 118 in poi, si è sempre andato maggiormente specializzando... Quindi ora bisogna avere fatto corsi specialistici per l'utilizzo del defibrillatore, per, anche solo per poterla guidare, un'ambulanza in emergenza, bisogna avere fatto un corso teorico, poi averne fatto uno pratico, poi fare una serie di ore di, di, di prove perché altrimenti non si è abilitati alla guida. E quindi ovviamente un giovane di 30 anni ha la forza e la volontà di farlo, a 40 ancora, a 50 va bene, si sopporta, a 60 uno dice io non, so, non mi sento più in grado di sostenere ancora l'esame eh, e quindi andare a fare il massaggio cardiaco piuttosto che fare le valutazioni. Per, per mille motivi, si voglia perché proprio la praticità, come dire, anche cioè, muscolare... Cioè proprio un patentino, Bisogna di fatto essere, a prendere un'abilitazione che è un'abilitazione importante, che va tra virgolette, direi quasi, a sostituire una parte del personale sanitario per certe, per certe eh sì. questioni, insomma, quindi l'impegno... Oltre alla specializzazione, fanno sì che le persone che sono un po' più avanti negli anni si trovano come dire, meno propense a, a fare corsi, ma corsi che poi durano anche molte, molte ore e quindi puoi fare ancora le prove pratiche. Quindi sottostare a tutta questa serie di impegni diventa sempre meno facile. Le con con l'età. Le organizzate voi insieme. Assolutamente corsi. sì, perché sì. è previsto che in ogni, in ogni associazione ci siano proprio dei formatori. Okay. che a loro volta vengono formati a livello regionale, quindi abbiamo formatori regionali e formatori di associazione e, e questi anche per loro fortunatamente sono, sono come dire, persone molto giovani, molto abili e che hanno questa grande, grande capacità e soprattutto questa grande sensibilità di mettersi praticamente a studiare quasi quotidianamente perché escono eh, norme nuove, escono regolamenti nuovi. C'è ovviamente delle evoluzioni anche dal punto di vista scientifico, quindi sì, se sì, prima le, ma le manovre potevano mm. essere fatte dieci anni fa in un modo, poi hanno capito a livello mondiale, insomma, questi enti di ricerca che vanno fatti in un altro modo e quindi bisogna ripartire sempre da capo. E questi ragazzi vanno frequentemente a Firenze a, a essere, come dire, riabilitati loro stessi. Per poi dare una mano nelle associazioni di riferimento per fare tutti questi corsi. È un meccanismo piuttosto importante, piuttosto articolato, che da fuori magari non, non appare, perché da fuori si vede passare l'ambulanza molte volte in Sirena ci si preoccupa di quello che probabilmente ha bisogno in quel momento e poi finisce lì. Però vissuto da dentro sono, sono momenti, momenti anche molto tranni pesi, insomma, ecco, mm. momenti di tensione importanti. Benissimo, la ringrazio molto, andiamo Grazie un attimo in pubblicità e poi ritorniamo con i nostri ascoltatori. Ed eccoci che torniamo in diretta dallo studio di Aula con i nostri ospiti e do la parola a Paola. Eh, Enzo Benedetti, ci fate un flash, ci riportate indietro nel tempo quando eh, nel febbraio del 2020 scoppiò la pandemia. Allora si parlava solo di una piccola cittadina che nessuno conosceva a Codogno e poi invece il problema riguarda tutti. Quindi ci troviamo chiusi in casa... E cosa è accaduto nelle vostre realtà? Come avete reagito? Qual è stata la preoccupazione e la prima risposta che avete dato? La prima risposta uh, l'ha data al centro trasfusionale, subito attrezzati, pronti per avere i donatori. E poi noi abbiamo continuato a chiamarli dicendo che la sicurezza è al massimo, anche perché il nostro centro trasfusionale a Fivizzano è leggermente fuori dell'ospedale, non è dentro l'ospedale. Mentre dentro l'ospedale c'era gente avanti e indietro, lì, con tutte le precauzioni, si andava su e andavano a donare in sicurezza. Ci siamo attrezzati così e è andata bene. Fortunatamente è andata bene perché. Cioè le persone non si sono spaventate, no, non avevano paura. Spaventate, no, no. Ma abbiamo convinti qualcuno, sì, certamente, però noi li abbiamo convinti che lassù la sicurezza c'era e hanno continuato a donare, però. Un po' di calo purtroppo c'è stato perché il bisogno comunque c'era C'era, però vorrei ritornare indietro sì. parlare del nostro centro trasfusionale come funziona cioè non è che vanno solo donatori a donare tutte le mattine ci sono sempre quelle 4-5 persone che vanno a fare le trasfusioni c'è bisogno di quelle, sono persone anziane malate, vanno a fare le trasfusioni Fanno, hanno bisogno di sangue salassi Ferro, ferro, mancanza di ferro fanno. Nel 2021 sono state circa 213 le persone che sono andate al centro trastorinale a fare queste cose. Potete capire, il sangue serve 365 giorni all'anno, perché non si può fabbricare. C'è chi lo dona e c'è chi lo riceve. Eh, esatto, e chi lo dona è anonimo. Cioè, il sangue deve essere anonimo, gratuito e volontario. Come lo facciamo noi? Noi lo facciamo volontari. Io faccio parte della, della pubblica assistenza Avisti di Fivizzano, come diceva Guastalli prima. e Purtroppo il 118 non posso più fare, data l'età, però continuo ancora a fare dei servizi che servono alla gente. Capito? Certo. E tornando alla pandemia, noi siamo, dico, siamo stati fortunati perché eh, il personale del centro trasfusionale è stata una cosa proprio fantastica. fantastica dico. Si sono attrezzati. Tutti insomma sono andati a donare in sicurezza, però. Perché questo è un aspetto di cui non si parla molto, lo no, un po' parla. per scontato. Non no? si parla di queste cose, però ci siete eh. stati. Eh. E voi invece a chi le Beh, dunque eh, è stato come entrare. Ora uso questo, questo esempio perché è un po' più eclatante rispetto a quello che vediamo tutti i giorni, è stato un po' come entrare in guerra senza saperlo, nel senso che. Eh, appunto nei primi momenti sembrava una cosa molto lontana da noi, poi cominciano ad arrivare le prime telefonate, poi cominciano ad arrivare le prime direttive su come, su come comportarsi, quindi direttive comportamentali, su come premunirsi noi stessi per, per non essere attaccati da questo maledettissimo virus e di lì abbiamo cominciato a capire che mancavano, mancavano i presidi perché una cosa è se a livello standard si cambia un paio di guanti al giorno, due paia di guanti al giorno, lì dover mettersi i doppi guanti e cambiarli per ogni servizio, dovendo fare 15 servizi al giorno, dopo due giorni non c'erano più scatole di guanti, poi ovviamente mancano tutte le misure, mancavano i camici, e quindi è stato un po' la, la, lo sconforto di andare a ricercare, a ricercare tutti questi presidi dove era, dov era possibile, e in questo purtroppo ci siamo anche accorti che molti hanno giocato. Perché improvvisamente sono esplosi i prezzi. Eh. Se prima un camice costava 10-15 centesimi, poi è andato a costare 2 euro, 3 euro, insomma, era una cosa indicibile. Quindi, da questo punto di vista, come dire, della gestione, della gestione interna. Per il resto, ovviamente, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto, ragazzi, noi ci siamo, non possiamo fare a meno di esserci, combattiamo la nostra guerra per quello che possiamo fare, che dobbiamo fare. Un esempio per tutti, che ci ha lasciato, come dire, un, un ricordo indelebile dentro di noi è stata l'evacuazione, che è una parola già di per sé molto forte nel pronunciarla. Quindi l'essere chiamati per andare ad evacuare una casa di cura dove sappiamo benissimo e purtroppo ci sono questi anziani che molti sono ancora abili ma molti altri non lo sono quindi Andare tutti scafandrati, con queste tutte, tutte bianche, con queste maschere con dentro le mascherine che si diventava irriconoscibili. Mm. E vedere questi occhi di questi, di questi anziani che ci vedono arrivare, che sembravamo marziani. Degli UFO. essere raccolti, e una, una, una donina mi disse: per favore mi lascia morire qua. E quindi questa cosa che fa ancora caponare la pelle oggi rimane indelebile. Ho visto. Uh, colleghi insomma, volontari alla sera sfiniti a, a cacciarsi in terra e piangere, liberarsi e quindi cortei di 14-15 ambulanze della nostra zona quindi fare queste evacuazioni sembrava veramente di vedere un meccanismo un meccanismo di guerra che, che nessuno poteva immaginare ed è sicuramente una di quelle cose che, che non sono, sono, sono assolutamente indimenticabili assolutamente questo indimenticabili. però vi ha reso anche un po' più forti? Questo ci ha reso più forti sicuramente dal punto di vista interiore e della, e della voglia e della volontà di, di, di fare e di combattere questa cosa, che ancora non abbiamo smesso. Ricordiamoci questo: la, questa cosa continuerà ancora probabilmente per lungo tempo. Ora, forse, abbiamo imparato un po' più a conviverci, abbiamo preso le, le, le attenzioni dovute insomma, alla, a tutta la questione. Però tu, non passa giorno che non arrivi almeno una barra due chiamate eh, di riferimento sempre per il Covid. Di emergenza. Eh, sì, però. Assoluta, assolutamente sì, o di trasferimento di gente che magari appunto viene ricoverata per altri motivi, poi quando è lì si accorge di avere anche questo. Quindi cosa le attenzioni. cosa avete fatto per i vostri volontari per aiutarli anche psicologicamente? Avete dovuto chiedere un supporto. Beh, dunque eh, è stato un, un autoaiuto. Poi sicuramente abbiamo avuto, al nostro interno abbiamo anche delle professionalità che ci, ci aiutano in questo senso e, e abbiamo avuto tutta la cura del caso, quindi quando qualcuno di noi si sentiva poco sicuro per fare un servizio veniva ovviamente inviato a fare qualcosa d'altro. Oppure se qualcuno diceva ma non mi sento tanto bene lo inviavamo subito a fare un controllo, un tampone per rendere... Non bisogna vergognarsi comunque... della paura, insomma, no, e la componente paura ha giocato un ruolo. Eh molto beh, forte. Certo, assolutamente sì, ha giocato veramente un ruolo. Soprattutto l'ha giocato laddove il sistema del volontario è, è fatto da persone un po' più avanti negli anni, che, o comunque da persone che avevano, eh, che coabitavano e coabitano con delle persone anziane. Quindi se guardate, io ho il nonno che ha già delle patologie importanti, vi prego non mi mandate a fare questo servizio perché ho paura di portarlo a casa e di essere io la causa insomma di problemi poi certo. per, per, per il nonno. Sì. Insomma. Certo. Però uh, come, abbiamo, c'eravamo, a Ulla come tutte le altre ovviamente, c'eravamo, ci siamo sempre stati e ovviamente ci saremo su questo fronte. Ah, benissimo. Eh, ritorniamo al, ad Enzo Benedetti. Eh, allora, perché eh, se lei dovesse convincere qualcuno a donare, perché donare conviene? Perché come... Cosa si chiede a un donatore? Eh, si chiede, prima di tutto, 18 anni e 50 anni di peso. 50 kg. <ride> 50 kg, 50 peso, lei è fuori, lei, lei 50 kg di peso. <ride> eh, e poi si parla e gli si dice che è uno stile di vita sano quello che si fa, perché donare sangue, mm. sai che sei controllato uh -huh. al 100% e un po' di sangue va a salvare una vita umana. Certo. Riusciamo a convincerli così, piano piano i giovani riusciamo Fate anche delle campagne mirate? Eh, sì, sì, noi siamo sempre sul territorio. Eh, ora con Sapori saremo lì con Gazebo ah, e eh, il, mm. il Fivizzano. Con Sapori a Fivizzano saremo lì con Gazebo eh, e con il pulmino della pubblica assistenza Avis Fivizzano che abbiamo preso insieme e saremo lì a fare un po' di, mm. eh, di volantinaggio, volontariato e cercare di convincere i giovani a venire a donare poi. Abbiamo partecipato alla, man alla Mangialonga, sempre con i nostri station dell'Avis, dando qualche gadget. Insomma, non è che siamo fermi, siamo sempre attivi sul territorio. Cioè. Certo. E poi eh, dando un giro specialmente Mario, eh, Mario Morfini, Morfini che... riusciamo a convincere questi giovani a venire a donare nelle scuole quest'anno perché tutti gli anni fanno un progetto donazione con le scuole. Allora Quest'anno siamo, siamo stati due anni fermi per i codici perché non si poteva andare. Quest'anno siamo, siamo ritornati nelle scuole, due classi a Monzone: una a Ceserano e tre a Fivisano, e lì cerchiamo i ragazzi di coinvolgerli, di convincerli ad andare a casa e convincere i genitori ad andare a donare. <ride> Ma in generale evidentemente fate anche un buon lavoro, perché sì. ho letto che la lunigiana è una delle zone dove si raccoglie più sangue in Toscana. Almeno l'anno scorso eravamo secondi. Eravamo... Ecco, sì, secondi, sì, sì. Per me c'è un calo generalizzato, eh, diciamo, tutto... della raccolta, però la lunigiana è un po' in controtendenza, insomma. Sì, eh. sì. Cioè... Eh. Noi siamo sempre lì attivi, non <ride> molliamo mai, nonostante tutto. <ride> Li andate a trovare a casa. A casa, e lo facciamo, eh, eh, uno è volontario. Quello che facciamo sì. noi è tutto volontariato. certo. Noi, certo. Io sono in pensione, Amorfini è in pensione, però mm. abbiamo anche i giovani dentro. Ci sono tante ragazze giovani che sono nel consiglio, mm. insomma, eh, mm. andiamo sul territorio così. Ogni manifestazione cerchiamo di essere lì presenti. E Certo. Abbiamo detto 18 anni, 50 kg di peso, sì, sì. ma alla fine eh, quanto tempo ti porta via? Un'ora? Ogni quanti mesi si dorano? Si dora tutti i mesi? Il sangue di legge 90 giorni, il plasma si può fare ogni, anche ogni 15 giorni, 15-20 giorni, si può alternare sangue e plasma il tempo che porta via il sangue è così fatto, da quando entri in sala d'aspetto che devi compilare un formulario, cioè devi compilare un foglio, devi scrivere quello che hai fatto nei giorni precedenti, ma ah, una colazione leggera ci vuole, non mangiare abbondante la mattina quando si va a donare, e poi si riempie questo questionario, si fa la visita dal medico e, e poi si va non subito a donare, si fa le analisi, noi no, la chiamiamo la differita, sarebbe la famosa differita, si fa le analisi, l'elettrocardiogramma, tutto quello che c'è. E poi dopo 3 giorni, quattro giorni, quando te sei a posto fisicamente, perché il sangue deve essere buono, buono <ride> perché se no se dai sangue che non è buono a un malato, peggiori la situazione. Non è il caso. Ecco, allora facciamo quello. Ritorni su al centro traslusionale, ti fanno il prelievo della sacca che dura da quando entri. Quando esci ci vuole circa un'oretta perché... Di prelie di, di cosa? Di tempo il sangue ci mette 10 minuti, un quarto d'ora a riempire la sacca. Però fai la visita, poi devi stare lì 10 minuti perché devi uscire in sicurezza, non è che uno appena finito di donare. Poi via, il panino e prosciutto. <ride> no, lo, di, una volta, ho una questo volta, ricordo. <ride> una volta era così, una volta veniva sul povero Mario Lippi, non so se l'avete conosciuto veniva su, diceva, cosa vuoi, la bistecca o il prosciutto? <ride> diceva così, perché la cucina era proprio sotto a, a, al centro trasfusionale, che era dentro l'ospedale. E poi noi facciamo un foglio e lo mandiamo allo spazio a fare la colazione. Gli facciamo anche il foglio de, della giornata pagata, perché uno quando va a donare non può andare a lavorare. Perché magari se uno è impiegato in ufficio è diverso, ma se uno guida un autobus, va su un ponteggio, si certo. sente male... È un problema. Allora la giornata di legge viene pagata. Io ah. ho questo ricordo del panino col prosciutto la donazione, <ride> sì, sì. <ride> quando ancora ero in, for in forma diciamo, per <ride> sì, poter infatti, fare il donatore. Sì, C'era questo nostro infermiere di Mario Lippi che veniva su e vuoi il panino, vuoi il prosciutto o vuoi la bistecca? Sì. Ma Io poi era, era prosciutto veramente buono, sì, non voi, lo so. Sì. Quel prosciutto lì il ricordo ce l'ho ancora, forse la fame, forse l'emozione. Oh no. Ma a parte che per il panino, diciamo che conviene donare proprio perché eh, si aiuta il prossimo. Insomma, perché le, le esigenze anche... sono veramente. Io leggevo che ci sono più di un migliaio di persone, solo in questa zona che hanno bisogno, in Toscana, che hanno bisogno di di sangue continuo, cioè eh, per vari, vari problemi... da, 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 da problemi... Sì. Eh, gli dicevo, tutte le mattine sono circa 3-4 persone che vanno lì al centro a fare eh, trasfusioni, salassi, queste cose varie, sono bassi di ferro, allora fanno... Sì, sì purtroppo sì, sì. tutte le mattine c'è sempre qualcuno. È e sempre... il sangue ci vuole. Eh, sì. No, abbiamo ancora tempo per una domanda prima eh, della pubblicità? Dunque abbiamo ancora, sì, tre minuti, tranquilli, possiamo. Un flash. Eh, ehm, Chiediamolo da Achille, allora, come fate ad avvicinare i giovani? La vostra strategia d'urto? la strategia è quella di eh, far comunicare ai giovani con i giovani. Noi abbiamo, grazie al cielo, uh, un bel gruppo di ragazzi e di ragazze. Sottolineerei maggiormente le ragazze, perché numericamente sono maggiori, insomma, ecco. È un bel numero di ragazze e, e tutte molto brave e preparate. E quindi facciamo avvicinare i giovani con i giovani, perché sicuramente hanno un modo di dialogare che è diverso. Vado io che ho 60 anni, ho un modo di pormi che ovviamente non è quello attuale. E poi tutte sono molto più bravi ora con questi nuovi sistemi per incrociarsi e, e quindi per... per sì, sì, insomma WhatsApp, Instagram, tutti questi nomi Insomma per me già difficili solo da pronunciare. E quindi poi saltuariamente cerchiamo appunto di avere riscontro con le scuole, mandando i nostri formatori più giovani, raccontando essi stessi la loro esperienza e le loro modalità di avvicinamento. E abbiamo visto che questo alla fine incuriosisce. Poi per mille motivi, magari la raccolta è anche minore rispetto all'aspettativa, però incuriosisce e comunque fa sì che eh, i ragazzi si pongano delle questioni. E poi sicuramente ancora l'esperienza le, stessa, perché se si va a, semplicemente a prendere una caduta di un motorino, eh, gli amici, le cose che poi si avvicinano, ma come sta, ma come avete fatto, allora vengono, venite a vedere com'è l'ambulanza da dentro. E c'è questa, chiamiamola tra virgolette, opera di rieducazione. Molti anni fa si faceva scuola, eh, educazione civica, poi ahimè purtroppo si è persa e Facciamo dei campus estivi per i bambini, la cosa più banale è insegnarli a, a digitare 118 se uno si trova in casa solo con il nonno, o sì. piuttosto di non avere paura se uno sente una sirena, li facciamo entrare, uscire, toccare le, le, amb le ambulanze, insomma in modo tale che prendono anche confidenza con questi sistemi che visti da fuori appunto possono indurre sì curiosità ma qualche volta anche timore e quindi il prendere confidenza già con i sistemi, con le persone vedere che alla fine chi fa questa cosa è uguale a un altro che sta al bar a prendere l'aperitivo può, utile, può certo. aiutare la avvicinare i giovani dai giovani bene, la ringraziamo molto, entriamo un Grazie attimo in pubblicità e poi ci ritroviamo con Jacopo Ferri Ed eccoci qui, siamo di nuovo in diretta dallo studio di Aulla. Abbiamo al telefono con noi Jacopo Ferri, Sindaco di Pontremoli, che risponderà a alcune domande di Paola D'Amico. Buongiorno sindaco. Eh, Buongiorno a lei e a tutti quanti. Ben trovato. Abbiamo letto la sua comunicazione alla riconfermata direttrice ehm, della ASL, riguarda anche la e il suo appello a. Eh, come dire, muovere qualcosa, nominare i vertici ehm, locali per i nostri ospedali, a occuparsi degli ospedali di Finitani e Pontremoli, e poi quindi le chiedo di dirci se ha avuto qualche risposta, e poi abbiamo sollevato mh, che i nostri ospiti, Enzo Benedetto e abbiamo sollevato il tema dell'emergenza sangue, oltre che l'emergenza sanitaria in generale dei servizi di emergenza, perché ehm, ormai manca un medico da un anno. Nei centri trasfusionali eppure la Lunigiana è una zona un compartimento diciamo che dà moltissimo sangue e seconda in tutta la toscana e questo è un dato in contraddizione le potenziamo un centro trasfusionale ma con tempo abbiamo tantissimi volontari che continuano a donare volevamo un suo commento sulla situazione sì, sono tutti temi molto importanti quelli che ho cercato di sollevare io con la mia lettera nei confronti della direttrice la quale comunque mi ha contattato informalmente nei prossimi giorni spero che potremo confrontarci anche eh, più puntualmente in modo diretto in qualche modo può essere come dire eh, fare da cappello a tutte le questioni che, che avete toccato anche stamattina nel senso che io penso che il primo e più importante il più urgente problema che abbiamo è riuscire finalmente ad avere il responsabile dei presidi ospedalieri della Lungiana autonomo rispetto a, al presidio della Costa modo che questa figura con la sua capacità professionale e anche le sue capacità economiche che delimitano da un ruolo di unità operativa complessa, sia in grado poi di essere terminale di tutte le altre richieste importanti appunto come quelle che avete eh, citato poco fa per esempio quella del trasfusionale lo è tentato. io spero che ciò venga presto se ciò verrà poi sarà più facile risolvere anche tutti gli altri problemi al tempo stesso per la qualità territoriale per Significa prima dell'estate? l'ortopedia è un tema enorme perché qui abbiamo anche le montagne. Eh, Signor Sindaco, grazie veramente di essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Eccoci qua. Siamo tornati allora in diretta, ripassiamo, ripassiamo con ehm, eh, Enzo Benedetti e gli chiediamo: eh, avete un'idea di quale qual sarebbe l'ideale, il reale fabbisogno che a voi servirebbe per coprire tutte le esigenze? Um. Fa bisogno per coprire le nostre esigenze non si può dire, cioè, perché giornalmente sangue serve sempre, 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 sempre sangue. Per quello io invito tutti i giovani, tutti i giovani di andare a donare, venire al centro e presentarci, perché il sangue purtroppo non si costruisce in laboratorio, non si può costruire e bisogna il sangue. Serve tutti i giorni, quotidianamente, perché poi eh, quando fanno i prelievi su a Fivisane e a Pontremoli, il sangue viene portato a Pisa, alle officine, e di lì viene rimandato dove serve. Che praticamente quando non ce l'hanno cosa fanno? Si rivolgono a altre strutture oppure lo, lo prendono fuori regione, e anche lì, se purtroppo se manca. Ecco, questa è un'immagine che noi non abbiamo in presente, perché eh, salvo quando ti trovi in difficoltà. In prima linea o è un parente, un amico che eh. è in crisi, non pensi a questo mondo che sta dietro le quinte? Ecco, questo ne, non ci pensano, però quando uno ha bisogno dice, ah, guarda lì, allora magari si convince anche andare a donare, però tutti i giorni noi da, dall'Avis regionale toscana abbiamo il metodo del sangue e vediamo che sangue, che gruppi servono praticamente. Allora magari quando dal, dal metodo del sangue che loro ci mandano, tutti i giorni sappiamo il sangue che serve e il sangue che, che manca. E cosa serve di più? C serve di più zero negativo. È Rarissimo. Più... Eh, serve di più zero negativo. Che va bene per tutti. Per tutti, però <ride> bisogna prendere quello che ce l'ha deve stare attento perché deve prendere solo zero negativo. Eh certo, sì. comunque è veramente raro, raro. Sì, ci sono, però è abbastanza, però eh, manca. Quello che manca tutti i giorni è quello. Ma le persone sanno di che gruppo sono se non vengono a donare? E qualcuno sì, qualcuno no. Quando fanno le analisi, magari eh, noi, quando ai donatori, facciamo il nostro tesserino, ci facciamo con la foto e ci mettiamo le donazioni che ha fatto e c'è il gruppo sanguigno. Però Quindi normalmente se non lo chiedi, non te lo fanno nell'analisi del sangue? Noi. noi eh, i donatori lo facciamo sempre l'analisi, eh? sempre, sempre con No, ma chi non è donatore? Chi non è donatore, non è... generalmente quando si nasce, io so che quando è nata mia figlia, ti dicono guarda gruppo A, gruppo B, gruppo B, quello che. Generalmente quello lì, però dopo magari il tesserino si perde perché con gli anni non si trova più. Dovremmo fare un indagine a tappeto, chiedere alle persone. Nel sei del gruppo 6. Ma anche molto importante appunto ma... quando dovessero aver bisogno di un soccorso. Eh sì, eh. Eh, avere sotto mano sapere di che, di che gruppo sanguigno sono, mi dice il signor Guastani: assolutamente, eh, sarebbe eh. già un passo avanti, eh, certo. come dire, velocizzare le operazioni certo. di soccorso. Uno dovrebbe sempre avere queste piccole informazioni. Certo. Il contatto di emergenza, il gruppo sanguigno. Sì, eccetera. poi alla fine sono 3-4 indicazioni. Però, anche sì. solamente, e non è banale anche questo, la donazione degli organi. Certo. Perché purtroppo sì, ci si sì. trova in situazioni tali che i, i, i minuti sono veramente contati anche per poter donare un organo e quindi se uno ha la consapevolezza di volerlo fare e se lo scrive in qualche modo su un'agendina, o ancora sarebbe meglio l'anagrafe l'anagrafe come dire eh, informatizzata dove, dove dove che bravissima insomma che come dire ancora ancora una rarità in un'anagrafe seria ed informatizzata avere queste tre Tre indicazioni sarebbe veramente un attimo e metterle sulla carta d'identità che ora si stampa in maniera digitale certo. sarebbe veramente molto banale, volendolo. Volendolo fare. Eh, una curiosità, quanti mezzi avete voi in totale? Dunque noi abbiamo cinque ambulanze d'emergenza, un'ambulanza per i servizi ordinari e 12 fra auto e mezzi attrezzati, quindi doblò e auto per servizio. Questo ad da Ulla. Sì. In più si aggiungono quelli In più si aggiungono tu, tutte le altre pubbliche assistenze della Lunigiana, che siamo un discreto numero e inevitabilmente lavoriamo in sinergia. Perché sì. quando uno ha terminato gli uomini e i mezzi, ovviamente fa riferimento alla consorella. Del territorio più vicino. Certo, certo, sì sì sì, perché in effetti si vedono spesso passare ambulanze di altri, di altri. Purtroppo misericordia, ne... diciamo, come la chiamiamo? Come no, le, le misericordie che... sono un altro tipo sì. di aggregazione, sì, ma sì, comunque sì. anche loro sono presenti, ve sì. ne sono due in Lunigiana anche, anche, anche di loro, quindi sì, le sì. pubbliche assistenze ce ne sono... Altre tre sulla zona di Fivizzano, quindi Fivizzano, Monzone e Casola, ve sì. ne sono due, una a Liciana e una a Comano, ce n'è una a Zeri, c'è questa di Aul, ce n'è una a Fosdinovo. Carrara, con diverse sezioni, perché è una città molto grande, Grossa, sì. a Massa e a Montignoso. Però sì, Quindi sì, ce sì. Ne sono coperto il territorio. Diciamo, diciamo che il territorio è coperto dalle sedi eh, e, dalle, e, e dal, dal punto di vista istituzionale. Dal diciamo, punto di vista del personale. Dal punto di vista del personale, purtroppo le carenze, come si diceva all'inizio, esistono perché le necessità sono veramente, veramente, veramente tante, tante. Proprio per questi aspetti, anche che i presidi ospedalieri più importanti, più specialistici sono troppo lontani dalla Lunigiana. Bisognerebbe lì cominciare a riordinare un attimo le idee e come hanno fatto in altri luoghi, saltare anche un minimo di campanilismo che è stato quello che ha sicuramente osteggiato lo sviluppo della Lunigiana negli anni, negli anni scorsi, ma avere capacità di comprendere che in fondo alla valle, dove c'è un po' più di... Eh, Possibilità anche di, di, di traffico di che la viabilità è migliore io continuo a sognare mio malgrado un presidio ospedaliero unico in Lunigiana con le quattro specialità più importanti e che possa dare un servizio agli abitanti che ancora insistono e che hanno voglia di rimanere in Lunigiana wow. sì. e tra l'altro non si fanno i fa conti ma tutti i chilometri che fate, che macinate con i mezzi, che poi dovranno anche essere sostituiti, non sono costi, sì, sì, costi che non dovrebbero essere messi nel bilancio finale. Quindi no, beh, dici, mi costa potenziare l'ospedale, certo. ma mi costa anche portare in giro la sì, gente. Sì, fra per... l'altro come dire e lo, e, e ci, rimettiamo, ci stiamo rimettendo quello che veramente sta bene, perché abbiamo ferme le convenzioni con il servizio pubblico al 2002 che non è proprio ieri là. I costi ci sono aumentati in maniera... 20 20 anni. 20 anni. anni che non ci rinnovano le convenzioni e, oh. e quindi questo sta mandando in crisi tutte le eh organizzazioni sì. di volontariato, non soltanto noi, eh ecco, sì. perché da, è chiaro che è diventata azienda la ASLE e quindi l'azienda fa per sé e non fa per... per quindi per la, la rinomina, la riconferma della dottoressa Maria Letizia Casani dovrebbe essere un buon segnale anche per questo. Potrebbe esserlo, insomma mi sembra una persona che ha sensibilità anche rispetto a, a, alle tematiche che stiamo cercando di portare avanti insomma, e quindi se tutti assieme potessimo fare un percorso sicuramente diventerebbe virtuoso. Speriamo che ci ascolti, Le lanciamo un appello anche da Radio A, Francesca. Certo, <ride> eh, ringraziamo per adesso i nostri ospiti, a meno che tu non abbia altre domande Paola. Io ho esaurito. Benissimo, eh, ringraziamo moltissimo Achille Guastalli, Enzo Benedetti, grazie di essere venuti, grazie ai nostri ascoltatori, diamo appuntamento per la settimana prossima, eh, sempre alla stessa ora, sempre da qui eh, e vi ricordiamo il focus delle notizie della lunigiana che andrà in onda domani mattina dalle... 10. Eh, dalle 10, poi alle 12.30 e alle 19:30. Oggi sulla pagina Facebook avremo tutto lo Sport all'unigiana Lunigiana, la rubrica curata da Sebastiano Mazzoni. E ringraziamo anche Mario Morfini, consigliere regionale Avis, che è qui con noi a supportarci. Benissimo, grazie ancora. Grazie agli ascoltatori dell'Eco. Grazie, grazie a voi della sensibilità che avete avuto di invitarci. <ride> grazie a voi, e viva, Avis! <ride> certo.